Pronti per preparare l'insalata di peperoni con limone? Per prima cosa vado ad arrostire i peperoni in friggitrice ad aria. Se voi non avete una friggitrice ad aria, potete arrostirli sulla griglia oppure in forno. Ecco qui, dopo aver cotto i peperoni in friggitrice ad aria, ho lasciato che si raffreddassero, dopodiché li ho puliti, ho eliminato la pellicina, li ho tagliati con un paio di forbici da cucina in maniera sottile. Parte ho cotto 3 patate in vaporiera e adesso ho aspettato che si raffreddassero e posso andare ad aggiungerle ai peperoni. Quindi se voi non avete una vaporiera e la friggitrice ad aria, potete sbollentare le patate e arrostire in forno sulla griglia i peperoni. Adesso ai peperoni e alle patate vado ad aggiungere dei filetti di tonno. Ecco qui, dopo aver aggiunto anche il tonno alle patate e ai peperoni, posso preparare l'emulsione per condire il tutto. Allora, ho già messo qui abbondante prezzemolo e qualche foglia di basilico. Adesso con il mio metodo infallibile vado a tritare in maniera molto piccola il basilico insieme al prezzemolo. Dopo aver tritato il prezzemolo e il basilico, aggiungo succo di un limone, olio extravergine d'oliva, sale, e aggiungo anche qualche fettina d'aglio se piace. Naturalmente l'aglio è sempre opzionale, ve lo dico. Voilà, vado ad emulsionare bene tutto. Ecco qui, pronta la mia emulsione, posso andare a condire le patate, i peperoni e il tonno. Vado ad amalgamare bene tutto, facendo attenzione a non rompere le patate. Ed eccola qui, guardate che meraviglia, semplice, facile, velocissima. Adesso la metto in frigo per circa mezz'ora, così si insaporisce bene e prima di mangiarla la estrarrò dal frigo almeno 15 minuti prima per non mangiarla troppo fredda. Quindi adesso lasciamola riposare. Ed eccola qua, la mia insalata di tonno, patate e peperoni è pronta per essere gustata. L'ho lasciata riposare in frigo una mezz'oretta, poi 15 minuti prima di gustarla vi consiglio di estrarla dal frigo. È semplice, veloce, gustosa e molto saziante. Vi consiglio di provare a farla in questo modo. E niente ragazzi, io spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se provate a farla, scrivetemi tutto nei commentini oppure taggatemi in Instagram con le vostre foto. E se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi i miei prossimi video. Io vi mando un bacio, ci vediamo alla prossima. Ciao!